Ricomincia la stagione dei Filippi Antivolley, stasera la presentazione della squadra C. Cosa vi aspettate dalla prossima stagione? Di raggiungere gli obiettivi che purtroppo quest'anno per un pelo abbiamo mancato. Abbiamo rinforzato la squadra, abbiamo aggiunto tre nuove ragazze, due centrali e una banda in più. L'obiettivo è cercare di fare meglio e di arrivare dove l'anno scorso purtroppo non siamo arrivati. Le ragazze e la squadra è stata fatta per, ci auguriamo di arrivare. Chiaramente sarà difficile perché quest'anno si preannunciano diverse formazioni forti, cercheremo di arrivare fino all'ultima giornata. Purtroppo la C non conta vincere il girone, conta arrivare alla fine, arrivare alle ultime partite e disputare la finale. Quindi far bene 26 giornate ma poi fallire i playoff purtroppo non serve a nulla, e la C non ha la promozione diretta. Chi sono le nuove ragazze e da dove arrivano? Allora, abbiamo Laura Grossi che è centrale, l'anno scorso a Custorino, si sta riprendendo da un infortunio avuto l'anno scorso, quindi inizierà lentamente ma sarà presto nell'organico. Abbiamo Celeste Pertusio che è l'altro centrale che è arrivato da Santena l'anno scorso in B2, e Mussa Giorgia che è la banda che è arrivata da Casello B2. Nuovo allenatore per la Serie C della Finimpianti Rivarolo Volley, e come sei arrivato qua? Sono arrivato tramite appunto il presidente che già negli anni scorsi mi aveva cercato, poi per sia impegni lavorativi sia per proposte di squadre più vicine a casa avevo scelto altre destinazioni. Quest'anno mi hanno di nuovo ricercato e ho voluto accettare, perché comunque fa sempre piacere un allenatore il fatto che per tanti anni una società ti cerchi per provare a raggiungere un obiettivo, che quest'anno qua a Rivarolo è di nuovo lo stesso dell'anno scorso, è molto importante. Dov'è casa e qual è il tuo percorso, il tuo background, quindi quale squadra hai allenato? Allora, io adesso casa è a Torino, nel Parco d'Ora, e il percorso, io ho iniziato come giocatore, ho giocato per 15 anni, 16 anni nel Pinerolese, ho sempre giocato tra Luserna e Pinerolo, e l'ultimo anno più Sasco, ho sempre fatto la Serie C. E un anno, quando ho fatto l'infortunio, facevo nelle giovanili anche con la Serie B che c'era lì a Pinerolo, e poi appunto dopo l'infortunio ho preso coraggio e ho cominciato a fare l'allenatore. Ho cominciato lì in quelle zone del Pinerolese, il Pinerolo mi aveva dato delle squadrette da allenare, e poi mano a mano mi sono avvicinato vicino a Torino, ho cominciato ad allenare a Bruino, più Sasco in prima divisione, ho cominciato a fare qualche promozione della prima divisione alla Serie D, e poi arrivando a Torino ho fatto la mia prima escalation a San Paolo, dove ho portato la squadra dalla Serie D fino alla B2 nell'arco di 3 anni, e poi sono andato a Parella a fare la B1 con appunto con la squadra di Torino, e poi mi sono accasato a Santena, dove nel giro di 4 anni, l'anno scorso abbiamo fatto, 2 anni fa abbiamo fatto la promozione in B2, e poi quest'anno sono stato a Caselle, appunto sempre in Serie B, e ho fatto un'altra promozione in Serie B a Villar Perosa, quindi diciamo che questa categoria l'ho già vinta qualche volta, e quindi la società ha cercato di puntare su di me. Quindi pronto? Pronto, assolutamente prontissimo, e con tanta voglia di lavorare, anche perché la società mi ha dato proprio un bel gruppo, abbiamo creato un gruppo di giocatrici che secondo me per questa categoria sono molto, molto preparate, e adesso dovranno dimostrare di esserlo. Giorgia, per il secondo anno, capitano, arriva la Filimpianti Volley, e cosa ti aspetti da questa stagione? Ma sicuramente abbiamo grandi aspettative, non lo nego io, così come non lo nega la società. Purtroppo l'anno scorso non siamo arrivate al grande passo per un soffio, purtroppo, ma non molliamo e rimango a Rivarolo per vincere, lo ammetto. Nel tuo futuro vedi la pallavolo? Ma diciamo che adesso ho 24 anni, comunque sono neolaureata in economia e continuerò a studiare, quindi diciamo che la pallavolo è il mio grande amore, che riesco a conciliare anche con la vita di tutti i giorni. Non riuscirei a farne a meno, ecco.